Ciao, sono Mattia. Perché non vuoi parlare un po' con me? Io sono buono, sai. Sono piccolino e non capisco tante cose, però voglio imparare qualcosa con te. Mi hanno detto che tu sei buona a sentirmi e così volevo che tu mi spieghi come si fa a sentirmi. Così lo faccio con la mia mamma e sente anche lei come te. Io gli devo spiegare tante cose a mamma, anche se non deve più sentirsi in colpa, perché non poteva sapere che io sarei morto, però lei non lo capisce. E papà anche piange tanto e poi guarda il mio cappellino e urla che Gesù è bastardo. Che cosa vuol dire bastardo? Io non lo capisco, sembra una cosa brutta, ma la mia mamma mi ha spiegato che Gesù è una cosa buona. Ciao, sono Mattia. Sai, il maestro mi ha spiegato che non è che tutti ci possono sentire e che io non posso insegnare a mamma mia a sentire come senti tu. Mi ha spiegato anche che io ti ho messo in difficoltà a te. Scusa, io non volevo. Però mi puoi spiegare che vuol dire che ti ho messo in difficoltà? Non ho capito bene. Il maestro mi ha anche spiegato che papà dice quella parola perché è arrabbiato, come hai detto tu. Ma non pensa che è vero che Gesù è bastardo. Io capisco un po' meglio quando le cose me le spieghi tu, perché il maestro non è che mi spiega proprio tutto, perché spesso mi dice che capirò quando sarà il momento. Io ho capito che non è il momento che io sto a scuola, perché sono troppo piccolo e poi non ho lo zainetto. Però mica gliel'ho chiesto io di andare a scuola. Qui tutti vanno a scuola, anche i maestri. Mi sa che è una usanza la scuola. Il maestro mi ha anche detto che non ti devo fare troppe domande. Io però te ne faccio una per volta e così non ti difficoltisco. Mi puoi spiegare perché, se non sono ancora pronto, devo andare a scuola lo stesso? Ti voglio tanto bene perché hai tanti colori belli quando mi avvicino e rispondi a tante domande. Spero che il maestro non si arrabbia che sono tornato da te e che mi fa tornare ancora. Ciao. Ciao, come hai fatto a scoprire che ero io? Io faccio forte, forte, forte quando ti abbraccio perché penso che se no non te ne accorgi. Quando abbraccio mamma mia, lei non se ne accorge, si mette il giacchettino e basta. Sai, mi sa che qui hanno deciso di farmi cambiare scuola. Adesso ti racconto, poi tu mi spieghi se ho capito bene. Scusa, sono andato dal maestro che mi ha detto che mi ha lasciato venire a salutarti prima che vado via. Però non ti posso fare le domande. Io ho pensato così che cambio scuola perché il maestro mi ha detto che dove andrò potrò avere lo zainetto e anche i colori e i fogli per disegnare. Però ha detto che prima devo riposare. Forse perché non ho dormito mai da quando sono qui. Però io non ho sonno. Ma forse è quasi ora del telegiornale. Papà dice che dopo il telegiornale tutti i bimbi vanno a nanna. A me mi dispiace un po' che devo cambiare scuola e lasciare gli altri bambini, anche se qualcuno non è che mi sta proprio simpatico. Però mi mancheranno le signore che mi facevano le coccole. Chissà se ci saranno anche nell'altra scuola. Queste signore sono come gli angeli custodi che mi raccontava la mamma, però io non riesco a vedere le ali. Forse perché qui è buio. Non è proprio buio buio, se no avevo paura. È come quando mamma mi metteva nel lettino, era un po' buio. E poi mamma accendeva la lucina con le stelline e un po' si vedeva. Ecco, qui è così. Invece ha detto il maestro che dove vado poi, mi sa quando mi sveglio c'è il sole e vedo bene. Sai, mi sa anche che devo andare a riposare in cameretta da sola. Speriamo che c'è la lucina con le stelline, se no ho paura. Io ti devo fare una domanda, però ti dico ciao prima, così se il maestro mi fa andare via, ti ho già salutato.